Benvenuti o ben ritrovati sul mio canale. Sono emozionata tantissimo e sono anche, mi sento un pochino in imbarazzo. Perché da tantissimo che non giro più video, che non parlo più con voi, quindi vi lascio alla sigla, così possiamo fare due chiacchierine. Di ritorno. Allora, è tantissimo che non giro più video, devo dire tanto tanto tanto. Non mi ricordo neanche se l'ultimo video sia stato pubblicato online verso la metà di marzo, quindi considerando che oggi è il 3 maggio, devo dire che è abbastanza. Oggi mi vedete in una forma un po' con gli occhiali perché stamattina mi sono alzata ed ho scoperto di avere un problemino che non è una cosa gravissima, cioè non è una cosa grave, però mi dà molto molto fastidio e quindi ho dovuto mettere gli occhiali perché oggi mi sono svegliata tranquillamente, vado in bagno e cosa trovo andandomi a guardare allo specchio? Questo. Non so se vedete questo punto rosso negli occhi, che è fondamentalmente un capillare che mi è scoppiato, quindi per tenere gli occhi a riposo ho messo appunto gli occhiali con i vari colliri che comunque solitamente metto. Sto girando diciamo, nella posizione inversa dalla quale solitamente giro perché, come vedete, qui ho il PC aperto con la ring light questa spenta in questo momento, fondamentalmente perché. Come vi dicevo nel video scorso, faccio anche delle consulenze online per quanto riguarda alcuni brand molto conosciuti. Quindi, facendo appunto queste consulenze in smart working, io devo risultare collegata dalle 8 di mattina a mezzanotte, logico, non a orari così, cioè dalle 8 alle 24. Però cerco di, quando quei giorni che sono a casa e che magari non ho grandi altre cose da fare che mi portino via tempo, cerco appunto di rimanere sempre collegata, perché se ci fosse qualcuno che avesse bisogno di qualche consulenza mi può trovare tranquillamente online. Quindi per questo motivo oggi registro da questa parte. Vi volevo far vedere anche praticamente il sito ed eventualmente anche l'applicazione, perché se qualcuno di voi avesse bisogno di avere qualche consulenza, appunto mi può trovare lì. Adesso vi faccio vedere tutto. Allora, come potete vedere, il sito è questo, My Beauty Whisper. Voi andate praticamente su mybeautywhisper.com, vi si apre una pagina tutto quanto dove vi dovete appunto registrare, eccetera, eccetera, e dove potete tranquillamente trovare sia le versioni scaricabili sia su Google Play che sull'Apple Store. E qua spiega appunto che cos'è My Beauty Whisper. Le aziende che lavorano con tipo Olaplex, Miamo, Rock, vedete, piano piano vengono fuori tutte quante le aziende. Ci sono praticamente tutti i numeri di My Beauty Whisper, i membri, le notifiche. Qua continuano comunque a venire fuori le notifiche appunto al cliente, eccetera, eccetera, e
appunto anche i giornali dove questa applicazione appunto è sponsorizzata, è pubblicizzata, perché comunque è una applicazione molto, molto famosa e anche molto conosciuta. Quindi voi nel momento in cui vi andate a registrare, io in questo momento sono anche registrata come, diciamo, come non soltanto come beauty expert, ma sono registrata però dall'app del telefono come appunto utente privato. Allora, logicamente, la persona che si va a registrare per avere la consulenza, o per, qua ci sono appunto, se andate a cliccare sulle pagine delle aziende, ci sono tutte quante le aziende che collaborano. E comunque, ecco, nel momento che voi vi andate, la cosa molto importante comunque è che questa, diciamo, applicazione, che questo, il bello di questa consulenza online viene fatto attraverso appunto un'applicazione, cioè voi attraverso il computer non potete fare niente. E questa è una cosa molto bella, perché voi accedete al telefono dove vi arrivano delle notifiche, comunque anche su delle live che vengono fatte. E nel momento appunto che scaricate l'applicazione e vi andate a registrare, andrete praticamente a vedere in quel momento i beauty expert che sono online. Io adesso clicco qui e praticamente questa è la mia schermata dove appunto sono disponibile per le chiamate. Anzi, ecco, sono disponibile per le chiamate. E la persona che mi vorrà appunto chiamare sull'applicazione verranno appunto detti i beauty expert, quelli disponibili, con un pallino verde che vuol dire online, e il mio nome è Laura C. Puntato. Quindi se mi volete contattare per avere consulenze, mi farebbe appunto piacere, perché comunque io sono online, cerco di essere online il più possibile, e comunque andate a vedere questa applicazione che è molto conosciuta e con dei brand, con dei marchi molto molto importanti. Ecco, mi sono ritornata nella posizione appunto di partenza. Dunque, avendovi fatto vedere tutto quanto, cioè il lavoro che appunto faccio a casa in smart working, per le aziende che comunque potete andare tranquillamente a vedere sul sito, e vi consiglio anche di scaricare l'applicazione, perché è molto interessante, perché solitamente alla sera, dopo le 18, 18, 18 e 30, a volte anche le 20 e 30, vengono fatte delle live in diretta, dove si parla di problematiche importanti, tipo problemi della pelle, di make-up, di solari, di profumi, di tantissime cose. Quindi è un'applicazione che serve anche ad interagire con le persone amanti del beauty, ma amanti anche di tutte quelle cose che comunque fanno parte dell'universo femminile, ma anche dell'universo maschile, perché comunque sotto la festa del papà c'era un link dedicato appunto ai regali da fare per la festa del papà, adesso in vista della festa della mamma idem, oppure per quanto riguarda, diciamo, l'estate, i solari consigliabili, i prodotti altamente ecosostenibili, i prodotti naturali, vegani, eccetera, eccetera. Quindi non si parlerà soltanto di trucco, ma anche di skincare e anche delle stesse problematiche della pelle. Bando a questo discorso, a questa premessa inerente al discorso di lavoro di smart working come consulente, vi volevo appunto. Questo è un video così girato in un momento di pausa, proprio perché oggi ho voluto un attimino stare calma e tranquilla. E non ho voluto strapazzarmi più di tanto, stare tranquilla, perché quando ho queste problematiche agli occhi mi rendo conto che comunque c'è qualcosa che a livello di salute non va proprio bene bene. E in questo periodo sono mancata anche per tante altre motivazioni, ma comunque non voglio stare a dire in questo video, perché questo video fondamentalmente è un video random che sto facendo.
E dove vi volevo innanzitutto far vedere le mie nuove unghiette. Queste sono delle unghie, a dire che sono lunghe è dire poco. E se notate non sono tutte quante uguali, ovvero soltanto una è diversa dalle altre. Non so se lo riuscite a notare, forse no. Ecco, allora queste unghie, perché le ho portate così lunghe e perché sono così? Allora, per chi è amante del beauty, sa benissimo che dal 28 di aprile al 2 di maggio a Bologna c'è stata la fiera appunto del Cosmoprof, che è una fiera famosissima. Da tantissimi anni, praticamente questa fiera c'è. E più di 2700 espositori ed è una fiera che veramente ogni anno fa dei numeri mega galattici per quanto riguarda sia le persone da tutto il mondo che vanno a vedere questa fiera, ma soprattutto dai prodotti innovativi che questa fiera appunto va a presentare. Il Cosmoprof appunto è una fiera della bellezza, si chiama, perché è una fiera dove appunto si parla della bellezza, incominciando da pelle, capelli, trucco, unghie, per chi ha un centro estetico, un salone, eccetera, eccetera, appunto si parla in queste giornate, si parlano e si dimostrano tutti questi prodotti che fanno parte dell'ambito del beauty, della bellezza. Io sono andata al Cosmoprof il 30 di aprile, che era sabato. Il biglietto quest'anno era abbastanza caro, diciamo così, perché al giorno veniva, cioè il biglietto per un giorno per andare appunto a visitare questa fiera era di 65 euro. Considerando che è soltanto appunto il biglietto per entrare, poi ci dovete mettere magari il viaggio, ci dovete mettere se venite in macchina comunque il prezzo del viaggio e il prezzo del parcheggio, per chi va in treno il prezzo comunque del biglietto del treno più la navetta, che è il costo della navetta dalla stazione alla fiera sono di 2 euro a persona. Comunque è una fiera che veramente vale la pena andare a vedere. Io personalmente, essendo nell'ambito diciamo, del settore, ho pagato 28 euro il biglietto, però diciamo che quest'anno, a differenza degli altri anni, ho cercato di sfruttare questo tempo in un modo un pochino più intelligente, nel senso, negli anni passati non dico che mi ero fatta tutta la fiera perché fare tutta la fiera è veramente una cosa quasi impossibile, a meno che uno non la faccia in varie giornate. Mi ero soffermata sui vari, cioè avevo girato tutti i vari stand, tutti i vari padiglioni, mentre quest'anno ho deciso di andare soltanto nei padiglioni che mi interessavano, ovvero quello dei capelli e quello delle unghie e in alcuni per quanto riguarda i trucchi non mi sono soffermata più di tanto perché fondamentalmente ho già tanti trucchi e comunque ho anche la possibilità di avere alcuni trucchi anche in esclusiva o prima che escano o prima che siano messi appunto in vendita, quindi mi sono più soffermata sugli stand per quanto riguarda le unghie e i capelli. Ho fatto anche delle ispezioni di video che comunque ho cancellato e che avevo messo sul mio Instagram, sulle stories di Instagram. Ma non erano delle ispezioni comunque che potevano essere interessanti. Adesso forse non so se riesco a recuperare qualcosa per quanto riguarda uno stand praticamente delle unghie. Vediamo, non vi garantisco niente. Nel caso ve le lascio qua di seguito mentre sto parlando. Perché appunto le ho condivise soltanto sulle mie storie di Instagram.
Quindi vado nel padiglione, se non erro, era il padiglione 36, quello per quanto riguarda le unghie. Fortunatamente sono arrivata a Bologna in un orario di pausa pranzo, tarda mattinata, quindi diciamo che all'interno dei padiglioni c'era una forte affluenza, ma non così esagerata come in altri anni dove veramente non si poteva fare nulla e qualsiasi cosa uno volesse fare doveva veramente aspettare o fare le file, ore di fila. Quindi praticamente ho prima girato un po' il padiglione 36 per vedere appunto chi ci fosse, che cosa proponevano, eccetera, eccetera. Allora, per chi non fosse mai andata al Cosmoprof, come funziona per quanto riguarda il settore unghie? Funziona che all'interno dei padiglioni ci sono i vari fornitori, cioè i vari brand. E per quanto appunto riguarda il settore unghie, ogni brand ha il suo posto dove, oltre a vendere i prodotti, non tutti i brand vendono i prodotti. Qualcuno magari lo vende soltanto a chi ha un'attività. Qualcuno invece fa i cosiddetti prezzi fiera, nel senso se uno volesse acquistare qualcosa non in quantità elevata, ma magari qualcosina prendere, ci sono appunto, vengono offerti dei prezzi vantaggiosi. E negli anni passati mi ricordo che ogni volta che ero andata al Cosmoprof comunque mi ero fatta fare un'unghia. Perché? Perché a volte farsi fare un'unghia è importante non soltanto per vedere i prodotti nuovi, ma anche per vedere delle nuove o delle tecniche diverse che vengono, che ogni anno magari possono uscire. Quindi praticamente io quest'anno, vedendo che c'erano tutti questi banchetti con la lampada, la fresa, i vari prodotti, mi sono avvicinata a un brand che è la NC Nail Company. Guardo di qua perché poi capirete il perché. E praticamente vedendo che c'erano queste due postazioni, ho chiesto alla ragazza se facessero le unghie. La ragazza mi ha detto: "Guarda, non le facciamo, facciamo soltanto un'unghia in dimostrazione." Quindi io sono già ero già arrivata con le mie unghie. Però mi è servito perché in questo caso la ragazza facendo la dimostrazione su di me ha dovuto smontarmi la mia unghia e andarmela a ricostruire completamente. E dico che mi è servito perché fondamentalmente io ero arrivata con le tip and gel. Come voi ormai sapete che io utilizzo molto spesso, se non sempre, le tip and gel. Quindi praticamente ho visto lei come me le ha smontate e poi come mi è andata a ricostruire totalmente l'unghia. L'unghia che io ho scelto di far ricostruire è l'anulare della mano sinistra. Ve lo faccio vedere questo, eccolo qua. Molto lunga, lo metto sul nero, forse si vede meglio. Allora, considerate che questo non è un colore assolutamente, ma è soltanto un acrygel con un lucido con dei glitter, quindi un top con dei glitter. Quindi cosa è successo? Che la ragazza mi ha smontato la mia unghia, me l'ha fatta proprio corta e poi mi ha chiesto se volessi effettuare la ricostruzione con la Nail Form o con la Dual Form. Io ho scelto di farmele applicare, cioè di farmi fare la ricostruzione con la tecnica della Dual Form, perché era da qualche anno che personalmente non la facevo su me stessa e non la facevo neanche sugli altri e volevo appunto vedere se la tecnica fosse leggermente cambiata rispetto agli anni passati. E un'altra cosa, mi ha fatto vedere anche un acrygel molto molto bello, perché è un acrygel fondamentalmente rosa con all'interno delle micro glitterini che facendo soltanto con quel acrygel
E poi con il lucido sopra, l'unghia è già fatta, veramente non si potrebbe finire tranquillamente tutto lì senza fare niente perché viene un lavoro perfetto e molto bello a mio parere. Quindi mi ha fatto l'unghia, mi ha ricostruito l'unghia e ho comprato dei prodotti. Il momento comunque clou di questo spazio shopping di unghie, dei settori unghie, è stato che praticamente lo stand dove io mi stavo facendo fare le unghie, dietro c'era lo stand dove improvvisamente è apparso Federico Fashion Style e così diciamo. Tutti i riflettori si sono imbattuti su Federico Fashion Style che si è presentato verso l'11:30, mezzogiorno di con un vestito molto sobrio, rosa cipria, con tutti i paillette e glitter, chi più ne ha più ne metta. Comunque detto questo, poi da questo stand ho anche acquistato. Ho acquistato perché dovevo, cioè, ho appurato che fondamentalmente il prodotto che aveva adoperato la ragazza su di me, insomma, mi piaceva tantissimo. E prima appunto stavo guardando di qua perché vi volevo far vedere che hanno dato questa borsa che è argentata, glitterata, vedete, con il simbolo della. Se andate su Facebook, su Instagram o su anche per gli amanti delle unghie, sto dicendo, se andate su questo sito potete vedere tranquillamente tutti i prodotti. Con tutti i prodotti appunto che potete trovare appunto sul sito di NC Nails Company International. E io cosa ho comprato? Ho comprato praticamente le dual form, queste che sono le dual form almond mandorla, che sono queste, eccole qua. Adesso non so chi sia esperto di unghie si sappiano che cosa siano le dual form. Le dual form sono queste tip morbide dove si stende l'acrigel, si modella, si mette sull'unghia naturale, si mette praticamente in lampada e dopodiché appunto si staccano, si vanno a lavorare la lunghezza, i margini, insomma è una tecnica un po' particolare, però devo dire che mi sono trovata molto molto bene con queste dual form. Ho chiesto se avessero delle altre, diciamo, forme. Loro avevano soltanto le regular, che sono le classiche. E queste a mandorla, perché poi avevano anche un'altra forma che era una forma un po' particolare che a me fondamentalmente non faceva impazzire, anche perché devo considerare non soltanto i miei gusti, ma anche i gusti delle persone che magari vogliono venire a fare le unghie. Quindi sarebbe stupido andare a comprare un sacco di cose quando io so benissimo di stare in una zona dove le novità o le cose particolari assolutamente non vanno, quindi non le ho prese. E vi faccio rivedere questa è quella che mi ha fatto appunto la metto sul nero al Cosmoprof. Quindi questa è completamente tutta ricostruita, non c'è più nessun residuo di tip and gel, questa è tutta l'unghia ricostruita e questo è soltanto l'acrigel con il lucido, cioè non c'è colore, non c'è niente, la base è questa. Siccome la base appunto era molto bella, mi piaceva tanto, ho comprato la base è lei, eccola qua, l'acrigel. Il colore è shine pink ed è questo rosa molto delicato, eccolo qua, e non so se potete vedere, forse dalla telecamera non si vede molto bene, ma è questo rosa delicato con all'interno dei mico glitterini, ma proprio sottili sottili, impercettibili, che danno luminosità appunto all'acrigel. L'offerta era che
In questo caso il prezzo fiera era che questo, che da 30 ml, se non sbaglio, costava 17 euro invece di 22 qualcosa, mentre c'era l'offerta quello da 50 ml invece di 40 euro, 50 euro. Io ho preso quello piccolo perché, ecco, come vi dicevo prima, io devo considerare tante cose. Inutile buttare via i soldi poi quando magari i prodotti non possono, cioè non sono sfruttati come dovrebbero essere. Le dual form invece le ho pagate 11,90 euro. Quando sono tornata a casa, era sabato sera tardi, ho guardato le mie mani e mi sono detta: caspita, però ho un'unghia lunga, bella, nuova, lucida e le altre no. Mi sono detta: cosa faccio? Perché le altre hanno comunque forma di mandorla, ma molto più corte e comunque erano fatte con le tip. Mentre appunto con le tip in gel, e non erano lunghe così, la forma era diversa, il colore era totalmente diverso. Quindi la domenica, che era il 1º maggio, che comunque stavo a casa, non avevo, mi ero diciamo organizzata il 1º maggio come una giornata tranquilla, perché comunque aveva messo brutto tempo. Poi avevo considerato che il giorno prima ero andata appunto al Cosmo, però forse era stata abbastanza stanca. Quindi prima mi ero organizzata mentalmente di rifarmi le unghie. Quando mi sono appunto la domenica trovata a dovermi rifare le unghie, ho pensato: aspetta un attimo, che cosa faccio? Voglio provare a vedere se riesco a rifarle. Come me l'ha fatta la ragazza dello stand. Quindi cosa ho fatto? Mi sono tolta tutte le tip in gel con un procedimento diverso come ha fatto la ragazza. Mi sono detta: il gel di base che ha adoperato lei l'ho acquistato anch'io, quindi ce l'ho. L'unica cosa che non ho è il top coat che lei ha adoperato con questi glitter un pochino grandi, un po' iridescenti. Ecco, forse lì ho fatto una cavolata a non comprare quel top coat, perché devo dire che è molto bello. E poi ho fatto anche un'altra cavolata, perché poi quando uno è a casa si rende conto le cose, insomma, che mancano. Anche il Prime l'avrei dovuto comprare, comunque lo comprerò poi sul sito, su Passioni Unghie, dove l'ho sempre comprato. Quindi comunque mi sono messa a fare queste unghie e devo dire che sono molto contenta, perché comunque sono perfettamente uguali a quello che mi ha fatto lei, cioè proprio, cioè nel senso, io non noto, adesso ecco sul nero, cioè io non noto veramente differenza. Sono veramente contenta. L'unica cosa che ho usato qui ho messo un top coat con dei glitterini più pieni che avevo già di Michel Nail, e niente. Qua, se vedete che l'unghia è un po' più scura qua, è perché togliendomi le cuticole sono andata un po' troppo giù e mi ha sanguinato, però ecco, per il resto devo dire, ecco, che sono molto contenta, soddisfatta del risultato, essendo tra l'altro anche la primissima volta dopo tanto tempo che ho ripreso a fare l'acrygel con la dual form. Quindi sono molto molto soddisfatta, molto contenta. Poi sono andata nello stand di Robin Isle. Vi avevo già detto in qualche video, dove parlavo appunto di unghie, che la Robin Isle ha dei gel, per quanto, scusate, ha dei semipermanenti in alcune colorazioni, in delle texture particolari che mi piacciono molto, perché rimangono satinati e nello stesso tempo molto, molto luminosi, e il lucido si fissa benissimo e rimane la lucida per tantissimo tempo. Quindi sono andata nel loro stand. Nel loro stand cosa ho preso? Ho preso praticamente, dunque, ho preso questi tre prodotti. Questi tre, che non sono tutti uguali, perché questi due sono dei colori, mentre questo, che vedete anche a differenza che ha la base nera non colorata, è una base. È una base di un colore rosato, anche questo così, molto molto bello, molto molto, a me piace tanto. Perché permette, io l'ho adoperato lui per fare la base, per metterci appunto l'acrygel,
perché questo colore è un rosato molto naturale, molto delicato, che mi piace moltissimo. Mentre loro due invece sono due colori. Lui è un bianco lattiginoso, io già ce l'ho il bianco lattiginoso di Passioni Unghie, però devo dire la verità, non mi piace molto perché rimane molto pastoso da stendere, non mi piace tanto, quindi ho preso lui e lo proverò. E poi ho preso questo ultimo colore che mi piaceva da matti, che è Tonic Red, che è sempre un semi permanente. Adesso non so se quanto possa rendere con la luce della fotocamera, che in teoria non è né un fucsia né un rosa fluo, ma è un rosso fragola ed è un colore a mio parere bellissimo. Infatti mi sono detto che okay, se comunque il lacrigel non viene bene e comunque ci sono delle parti che devo magari coprire, sarei andata a fare le unghie di questo colore. Però devo dire che con mia enorme sorpresa e anche felicità lacrigel è venuto benissimo. Sono veramente contentissima. E poi ho preso queste che sono le Tip in Gel, nel modello ballerina, perché io le Tip in Gel le ho quasi finite tutte, prosciugate tutte quante, sia le ballerine che a quelle a mandorla, perché comunque facendole su di me e facendole anche da altre persone, le Tip sono quelle che vanno via più velocemente. Quindi questo è tutto il mio shopping per quanto riguarda il Cosmoprof. Non ho fatto tantissimo shopping perché comunque anche se ci sono i prezzi fiera, comunque sono sempre insomma, di prezzi abbastanza importanti. Non è che si parla di 1 o 2 euro, quindi voglio dire, già sono contenta così. Soprattutto devo dire che sono molto contenta di essermi riuscita a togliermi le Tip in Gel, perché ormai era più di un anno che le portavo sempre, e di essermi appunto fatta lacrigel, così forse sarà un pochino più facile la gestione anche della ricrescita. E devo dire sì, sono tanto tanto lunghe, però ecco, per chi è abituata a portare le unghie lunghe come sono sempre stata abituata io a portarle, per me non è un problema. Quindi adesso io vi lascio alla fine di questo video, che fondamentalmente serviva soltanto per riapparire, per farvi vedere appunto se volete una consulenza dove mi potete trovare, e per parlare un pochino appunto del Cosmoprof. Per il resto io vi saluto, mi raccomando, lasciatemi un like, iscrivetevi al mio canale e spero che ci vedremo presto su questo canale, appunto, perché gli argomenti ce ne avrei tanti da parlarne con voi. Purtroppo a volte mi manca la voglia, mi manca il tempo, è un po' un periodo un po' così. Comunque, io vi saluto e ci vediamo comunque prossimamente su questi schermi. Ciao ciao!